Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la rubrica del Consiglio regionale della Toscana. Oggi vi parliamo in questo nostro speech di apertura dalla splendida Sala Barile. Dunque andiamo a vedere insieme a voi quelli che sono gli argomenti che abbiamo selezionato per voi oggi. Vediamoli. Ed un altro argomento attenzionato oggi dal Consiglio è l'istituto dell'IRPET con i dati diffusi relativi anche alla passata gestione. Anche su questo argomento, come sempre, come d'abitudine, sentiremo i pareri dei consiglieri sia della maggioranza che della opposizione in Consiglio. Sentiamoli. Questo è stato l'ultimo bilancio di previsione presentato dal direttore uscente, il dottor Casini Benvenuti, nel quale peraltro viene attestato il programma di attività per l'annualità 2021 e per il prossimo triennio. Si sa che le risorse principali di cui si avvale IRPET vengono dal contributo ordinario della Regione Toscana, ma anche da una importante attività che IRPET pone in essere rispetto ai fondi europei in stretta collaborazione con la Regione Toscana. Le spese principalmente sono quelle relative proprio all'attività di ricerca e ai servizi collegati all'attività di ricerca, nonché quelle relative al personale. Il conto economico si è quindi presentato pari a 3 milioni e 300 mila euro circa, proprio derivante sia dalle spese di gestione sia dai ricavi, con una chiusura che è sostanzialmente in pareggio, in sintonia con quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale del 2019. Il Consiglio regionale ha espresso rispetto al bilancio di previsione di IRPET un parere favorevole a larghissima maggioranza, trovando anche la convergenza di molte delle forze di opposizione. Ha sbagliato IRPET soprattutto per colpa della Giunta regionale. Per esempio, la Giunta regionale ha presentato tardi il programma di attività e quindi il bilancio è stato concluso, diciamo, purtroppo non nei tempi. Però bisogna vedere nei numeri e oggettivamente siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che viene fatto e di un bilancio, ecco, che dove le voci di entrata e di spesa ormai sono consolidate. Per quanto riguarda l'entrata è il contributo della Regione, per quanto riguarda, ecco, l'uscita è il costo del personale, che però occorre mettere in evidenza da 37 unità è passata da 35. Quindi è vero che c'è stato un leggero aumento, ma non dovuto a IRPET ancora una volta, quanto piuttosto, ecco, al contratto collettivo di lavoro nazionale, alla nuova contrattazione. Quello che mi ha messo in evidenza è proprio la visione di IRPET, che a noi rispetto a quella della Giunta, ecco, veramente ci trova alquanto d'accordo, quella necessità di ricostruire la Toscana. Quando sento parlare Gianni in aula è sempre un continuo, ecco, insistere su politiche ormai che sono superate, sono quelle già del predecessore Rossi. IRPET invece parla soprattutto a causa, ecco, della pandemia, della necessità di ricostruzione, una Toscana che guarda al 2020. Ecco, sulla base degli studi di IRPET noi stiamo lavorando, ecco, per far sì che possano esservi delle sollecitazioni. Credo che il voto della Lega sia un voto di, come dire, un voto di maturità, perché quando un istituto, l'IRPET, lavora bene e fa un buon bilancio, credo che sia opportuno votare a favore. I cittadini attendono risposte, ecco, concrete e fatti certi per il futuro. E cerchiamo di stare accanto a chi lavora bene e posso dire che tra i pochi istituti e enti, ecco, che in questa regione funzionano bene, possa certamente annoverare IRPET. Sul bilancio di IRPET abbiamo votato contro, perché c'erano molte cose che non ci tornavano, a partire dal bilancio che è stato presentato in ritardo. Siamo poi passati allo sforamento del tetto sul personale, quindi sui soldi che devono essere dati al personale, e allo sforamento sul tetto previsto in bilancio per gli incarichi esterni e le consulenze. È inaccettabile che un ente partecipato dalla Regione Toscana porti un bilancio in questo modo. Oltretutto IRPET vive esclusivamente di finanziamento pubblico, oggi siamo a un cambio di passo. Verrà nominato a breve il nuovo direttore, auspichiamo che il nuovo direttore venga scelto per competenza, per professionalità e per merito, non certo per appartenenza, per quell'appartenenza partitica contraddistinta dal Partito Democratico che sceglie le persone che hanno le tessere. Questo sistema di gestione a noi non piace, lo abbiamo sempre combattuto,
Saremo al fianco di IRPET quando IRPET avrà competenza, professionalità e merito e quando lavorerà per i cittadini e per le cittadine toscane, sfornendo dei dati, e in più chiediamo ad IRPET anche di fare un cambio di qualità, e lo chiediamo anche alla politica, cioè di mettere in relazione quelle che sono le nostre agenzie con i dati di IRPET, perché ad oggi assistiamo in Regione Toscana a troppe agenzie, ma soprattutto che sono tutte scollegate fra di loro. Occorre coordinamento. Sì, l'Istituto regionale sta facendo un lavoro importante, sicuramente lo dovrà fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, dovrà soprattutto calcolare, studiare, comprendere gli effetti della pandemia sulla economia della Toscana e vedere zona per zona qual è stato l'impatto economico che si è tramutato ovviamente in ambito locale, e quindi nei prossimi anni ridisegneremo una Toscana nuova. Deve essere uno studio importante perché deve essere propedeutico al nostro nuovo piano di regionale di sviluppo, che dovrà collegarsi con i finanziamenti comunitari e con i finanziamenti del recovery plan. Quindi una Toscana che sicuramente uscirà diversa da come è entrata in questa pandemia, con delle situazioni che avranno in alcuni casi peggiorato il proprio status economico più di altri, e su questo dovremo costruire i prossimi piani di programmazione regionale. IRPET è sicuramente un organismo fondamentale perché ci aiuta ad approfondire anche degli aspetti molto tecnici del lavoro che facciamo. Dal punto di vista del bilancio abbiamo delle perplessità, per esempio il grande numero di consulenze che serve. Io credo che queste consulenze andrebbero internalizzate per avere anche modo di utilizzarle sotto i vari fronti di cui la Regione Toscana avrà bisogno nei prossimi anni. Si parla del piano resilienza, che è immediato, ma io parlo anche di 7 anni, ad esempio, di Unione Europea, di nuovi progetti che si portano avanti, e sicuramente di una resilienza che deve essere riscritta per la Regione Toscana. IRPET può servire, ma sicuramente le spese fatte ora ci fanno capire che forse non è impostata nel livello ottimale. E parliamo adesso di un altro argomento molto importante, appunto attenzionato dal Consiglio in queste ore, che è il tema delle aree interne della nostra regione, con ristori in arrivo appunto per quanto riguarda tutte le zone montane toscane. Vediamolo. La Commissione aree interne è stata una scommessa che abbiamo fatto all'inizio di questa legislatura, e io come Presidente ho voluto subito sottoporre alla valutazione della Commissione alcuni indirizzi che oggi abbiamo approvato unanimemente. Indirizzi che sono concreti, perché poi alla fine noi dobbiamo misurarci su questioni che riguardano questi territori, a come dare ad essi, che sono così importanti nella Regione Toscana, una mano che sia concreta e reale. Alcuni punti che abbiamo posto all'attenzione: innanzitutto, noi nel 2020 abbiamo erogato come Regione 2,5 milioni circa di fondi ai comuni montani, all'Unione dei Comuni, per alcuni progetti. 15 progetti che sono venuti dai territori erano meritevoli di finanziamento, ma non c'erano risorse sufficienti. Noi chiediamo alla Giunta che nei prossimi atti di bilancio siano coperte il finanziamento di questi 15 progetti. Così come rispetto al bando del sistema neve per gli ammodernamenti delle loro infrastrutture, ci sono ancora 300.000 euro di richieste da finanziare. Potrei continuare con la questione del piano di sviluppo rurale. I territori montani hanno il problema dell'abbandono. L'agricoltura è l'antidoto ai fenomeni di abbandono, non solo in montagna. Noi quindi abbiamo chiesto alla Giunta un'attenzione particolare, visto che si sta trattando con l'Europa il prossimo piano di sviluppo rurale, sul ricambio generazionale, perché se ci sono giovani che vogliono fare dell'agricoltura il loro futuro e la loro professione, devono essere in condizione di farlo. Sul tema della forestazione, perché la superficie boschiva non è solo un problema, è anche una grande risorsa che deve essere mantenuta, e ovviamente anche la questione dell'indennità per le aziende agricole nelle aree montane. Abbiamo fatto alcune richieste anche al Governo, in particolare per l'Amiata e la Val di Cecina, che sono le cosiddette aree interne assieme alle zone dell'Appennino, che nel 2015 sono rientrati nella progettazione. Queste due aree, quindi Amiata e Val di Cecina, sono state ammesse, ma per mancanza di risorse non sono state finanziate. Noi chiediamo al Governo, visto che si sta trattando della programmazione europea, di finanziarle. Insomma, dobbiamo dare dei segnali concreti in Regione e a Roma. Noi oggi abbiamo
detto alla Giunta e anche al Governo, e l'abbiamo fatto tutti insieme, d'accordo, quali che sono le priorità per questo 2021, che è un 2021 di ripartenza. All'interno e montagna sono tra le zone più sofferenti in questa fase. Abbiamo chiesto misure straordinarie per aiutare le imprese, le aziende, i comuni che in montagna hanno visto saltare di per sé una stagione. Abbiamo chiesto delle misure straordinarie. Noi, nel nostro piccolo, grazie a me, abbiamo dato una misura simbolica, maestri di sci, ma quello era simbolico. Ora servono risorse vere per tutti quei ristoranti, per quegli alberghi, per quelle imprese, per quei comuni che vivono la realtà centrale della Toscana ancora più complessa rispetto ad alcune dinamiche e fuori da alcune direttrici e alcune di linee di ristoro nazionale. Quindi la Toscana può fare qualcosa, lo deve fare il governo, lo può fare la regione. Insieme dobbiamo tempestivamente dare una misura importante di ristoro a queste realtà. Io ho fatto parte della commissione costiera per i 5 anni precedenti e la mia esperienza non è positiva. E quella che è stata la commissione costa è stato semplicemente un gruppo di consiglieri che girava per la costa per evidenziare delle criticità che in Regione Toscana tutti dovevamo conoscere a menadito. Io spero che la commissione aree interne non sia una cosa analoga, ma al momento non sembra essere cambiata molto. In questo momento, banalmente, per il fatto che siamo in emergenza Covid, sta recependo quelli che sono i problemi delle aree interne. Ma la Regione dovrebbe farsene carico anche senza bisogno di questa commissione. Ci dovremmo forse chiedere come mai abbiamo bisogno di commissioni specifiche per queste aree. Perché allora ci riempiamo la bocca di Toscana diffusa quando poi non è così e addirittura abbiamo bisogno di una commissione per scoprirlo? Viste le situazioni che ci sono state sulle nostre montagne in questo anno, diciamo, specialmente nelle zone dove sono gli impianti sciistici, credo che sia una situazione veramente terribile, come da poche altre parti. Questa commissione è nata proprio con l'intento di aiutare le aree interne e stiamo lavorando con le audizioni proprio perché, ascoltando la voce dei diretti interessati, a breve nella prossima commissione avremo i sindaci proprio delle zone della neve, ascoltando le loro problematiche possiamo in qualche modo poi trovare delle soluzioni adeguate. Sappiamo tutti che le aree interne soffrono da tanto tempo, per tante motivazioni. Noi dovremo tener conto dei problemi legati anche all'agricoltura nelle zone montane, che è molto più difficoltosa rispetto a quella delle zone pianeggianti, e però è un presidio importante per tutto il territorio. Io in particolare cerco di prestare l'attenzione anche alla scuola in quelle zone e anche ai servizi sanitari territoriali, perché senza queste due importanti istituzioni la gente se ne va e la montagna si spopola. E invece bisogna che la gente rimanga in montagna, perché solo vivendola la montagna può servire anche alla città. Perché io dico che se le zone montane sono popolate da persone che vivono il bosco e vivono tutta la zona, ai benefici arrivano fino alle città. E quindi è giusto che ci sia questa commissione, che per ora ha fatto una proposta votata all'unanimità in consiglio, e poi piano piano vedremo quali saranno le soluzioni da prendere. Inoltre ho chiesto anche al presidente Nicolai, e lo stanno facendo, che gli uffici compilino una specie di elenco di tutte le questioni che riguardano le zone montane, che sia di più facile consultazione anche per noi commissari. La montagna ha partorito un topolino, in questo caso la montagna è la commissione aree interne, che aveva l'opportunità di intervenire a favore delle aree interne in maniera importante, invece si limita a fare un appello al governo. Quando c'è da mettersi le mani in tasca, quando ci sarebbe invece da prendere degli impegni diretti da parte della Regione Toscana, si vede che ci si lava le mani in maniera disarmante. La Regione Toscana ad oggi non ha messo un solo euro a disposizione della montagna. La montagna sta vivendo una crisi drammatica, potrebbe fare degli interventi come sospendere i canoni per le piste da sci quando insistono sul demanio regionale. Sarebbe una misura che si potrebbe fare qui in Consiglio regionale con un voto. Ci è stato detto che non era opportuno, non era questo il momento, ci sarà un momento più là in cui sarà più opportuno. Ecco, si continuano a fare soltanto chiacchiere. Regione Toscana ad oggi non ha stanziato alcun denaro a favore della montagna toscana, che sta vivendo una situazione assolutamente drammatica. La cortese attenzione che, come sempre, dedicate a questa nostra importante rubrica.
rubrica e vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Consiglio regionale della Toscana. Salve a tutti. Regione Toscana, il Consiglio regionale.